Cristina Tedeschini è il nuovo procuratore capo di Pesaro. Proviene da Pescara e succede a Manfredi Palumbo, che dopo 43 anni di carriera ha lasciato definitivamente la magistratura. La Tedeschini a Pescara è salita agli onori della cronaca per essere stata la titolare dell'inchiesta scaturita dalla tragedia dell'hotel Rigopiano, che dopo averla istruita ha lasciato in mano ai colleghi pescaresi, e per essersi occupata anche di altre inchieste scottanti come la morte del calciatore Piermarino Morosini durante una partita e ultimamente del crack della Carichienti. Per lei un ritorno nelle Marche, dove è già stata sostituta ad Ancona e dove si è occupata del filone marchigiano di Tangentopoli. È arrivata alle 10.30, accolta dai suoi nuovi colleghi, molti dei quali già sue conoscenze. Cordiale, sorridente e sicura di sé nel taglier scuro d'ordinanza, ha subito prestato giuramento davanti al presidente pro tempore del Tribunale di Pesaro, Stefano Marinelli, e dopo l'applauso dei colleghi togati, uscita dall'aula, si è soffermata per qualche minuto anche con la stampa. Prende, insomma, qui lavoro a Pesaro. Cosa devo dire? Sì, sono felicissima di essere tornata nelle Marche, sono sostanzialmente marchigiana e spero di fare un buon lavoro per questa città. Le prossime attività per le prossime ore? Beh, nell'immediato finire il trasloco. Buon lavoro. Grazie.